Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere dalle immagini, ci troviamo nuovamente a Salerno, in quella che è una tipica ed uggiosa giornata di fine estate. Sono i primi di settembre, ancora l'acqua è calda e quindi posso indossare la mia muta dell'MSA, la Molvic Line, senza utilizzare sapone ma indossandola direttamente a mare. Come potete vedere è molto semplice, basta entrare in acqua, far bagnare bene l'interno della muta, bagnarci bene anche noi stessi e vedete che con semplicità la muta ci scivola addosso, senza doverci portare da casa bottiglie, contenitori, saponi vari. Come potete vedere ci troviamo soltanto io, il mare e nessun bagnante, sebbene il periodo sia ancora favorevole. Poiché non so se si riesce a intuire, ma sta piovendo in maniera intensa e quindi tutti i bagnanti ovviamente si sono allontanati per lasciare il posto a noi, che il mare lo viviamo tutto l'anno ed in qualsiasi condizione. Questa muta la indosso da 2 anni e come potete vedere dai miei video con assidua frequenza. E vi posso garantire che ancora è come se fosse il primo giorno di utilizzo. Una muta veramente consigliatissima che potete acquistare sul sito dell'MSA come tutto il resto dei prodotti con questo marchio, con il mio codice sconto che vi metto qui sotto in descrizione ed è il seguente: Matthew 4. Ma dopo aver passato questo shooting fotografico, andiamo a fare un po' di shooting subacqueo. Ovviamente in queste giornate le probabilità di incontrare qualche bel predatore sotto costa sono ampie, sia per il periodo dell'anno sia per le condizioni del mare. Quindi resto molto attento e faccio sfilare per le prime 4-5 volte questi muggini che mi si palesano davanti. Quindi resto acquattato tra le rocce nella speranza di poter intravedere qualche predatore, che però vi preannuncio già che non arriverà e quindi comincerò a sparare questi cefali che arrivano sempre con più frequenza. Ovviamente, dopo aver pescato nelle cristalline acque della mia Sicilia, questo sarà un test anche per me per vedere come me la cavo nuovamente nel torbido e una prova anche per la brandeggiabilità del mio Demon 80, un fucile che secondo me per precisione e potenza nel sottocosta e in questi tipi di ambienti in cui vado a pescare è veramente l'ideale e ve ne accorgerete in questa pescata, poiché ogni tiro sarà un centro, merito anche del feeling che ho acquisito con questo arbalete. Tiro repentino su un pesce veloce o su quella che era la sua sagoma. Come potete vedere dalle immagini piove in maniera veramente copiosa e primo pesce portato a cavetto della giornata. Come vi avevo preannunciato si tratta di un muggine. Le catture si susseguiranno con abbondanza, infatti starò in acqua più o meno 2 ore e mezza e catturerò tutti questi muggini. Ovviamente non sono gli unici visti, infatti di tanto in tanto li lasciavo sfilare nella speranza che dietro ci fosse qualche predatore, però questo non è mai avvenuto e quindi alla fine ho deciso di virare la mia battuta di pesca per fargli prendere un esito favorevole sui muggini in alternativa di un altro predatore. Mi sono fatto predatore io stesso e quindi ho cominciato a catturarli.
È strano che in una condizione del genere, con questa copiosa abbondanza di muggini ed altro pesce foraggio, non ci sia né la presenza di un pesce serra né di una leccia, anche perché ci troviamo in un ambiente a loro favorevole. Basso fondo, massoni, acqua torbida, come vi ho precedentemente detto, abbondanza di pesce, e quindi questo fa per loro l'ambiente ideale per trovare cibo e accrescere le loro dimensioni. Però su questo spot raramente mi sono imbattuto in pesci degni di essere considerati pesci di mole. Anche qui altro tiro, altro centro. Muggine che una volta sparato cerca di andarsi ad intanare, e quindi, come vedete nelle immagini successive, gli salteranno le squame perché cerca con tutte le sue forze di trovare riparo tra gli anfratti. Sono sempre soddisfatto ogni qualvolta riesco a catturare un pesce in queste condizioni di visibilità. Infatti, pescare nel torbido complica e non poco l'andazzo della battuta di pesca. Infatti, questo è un ottimo allenamento per le nostre capacità balistiche, poiché il pesce spunta fuori all'improvviso e ci costringe a tiri repentini, fatti nell'immediatezza e che ovviamente devono essere molto precisi per riuscire a portare a cavetto le nostre prede. Questo allenamento fatto in acqua torbida ci gioverà poi quando andiamo in acqua pulita, poiché in quel caso avremo molta più facilità nell'individuare le nostre prede, nel mirarle e nella fine centrarle con la nostra asta. Ovviamente in questo caso però saremo facilitati dal fatto della torbidità dell'acqua, perché le nostre prede si avvicineranno senza vederci, se i nostri movimenti saranno fatti alla perfezione. Perché non dimentichiamoci che i pesci, oltre a vederci con la vista, ci sentono anche tramite le vibrazioni che noi emettiamo. In questo caso questo muggine è passato veramente a neanche un metro dalla punta del mio fucile e ovviamente il tiro non poteva che avere esito favorevole. Questo è determinato non soltanto dalla torbidità dell'acqua, ma anche dal fatto che il mio agguato misto d'aspetto è stato pressoché perfetto, perché sennò non si sarebbe avvicinato così tanto. Io reputo il sottocosta una vera e propria palestra per passare poi magari a profondità maggiori, poiché sviluppa il nostro istinto, sviluppa sicuramente la nostra apnea, poiché i tuffi si susseguiranno in maniera più frequente. Ma ovviamente a giovarne sarà anche il nostro istinto, la nostra abilità venatoria e il miglioramento di tutto ciò che sono le nostre capacità balistiche. Infatti, in una frazione di secondo dobbiamo allineare e scoccare il tiro sulle nostre prede per avere ragione su di esse. In questo tiro il pesce si vedeva appena. Ho allineato sulla sagoma e ho scoccato, anche grazie alla gittata del mio Demon 80, e ho colpito perfettamente la mia preda. Non fate caso alle immagini che si riesce magari a vedere un po' meglio, perché la GoPro migliora di molto la qualità dell'immagine. Io invece sott'acqua vi assicuro che vedo veramente ben poco in queste circostanze, poiché la torbidità dell'acqua è veramente importante, complice anche il fatto che non ci sia il sole in alto nel cielo e quindi anche i fondali non sono ben illuminati, quindi il nostro acume e la nostra percezione della preda deve essere ancora migliorata.
Amici, siamo finalmente arrivati alla fine del video e quindi vi pongo una domanda. Secondo voi era brutto tempo o bel tempo per andare a pesca? Io quando piove, e sono sicuro dalle consultazioni meteo, perché ovviamente non sono un meteorologo, che non ci siano lampi e il mare resti stabile, vado a mare con tranquillità, perché per me avere l'acqua sopra e l'acqua sotto è una vera goduria per l'anima. Quindi maturate un po' di esperienza, valutate bene e potete andare tranquillamente anche voi. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate di questa teoria qui sotto nei commenti e non dimenticatevi, se vi piacciono i miei contenuti, di iscrivervi al mio canale YouTube. Per voi è una minima perdita di tempo perché dovete soltanto cliccare su iscriviti, invece per il mio canale è veramente un toccasana, poiché l'aiutate a crescere e aiutate me in prima persona. Quindi vi ringrazio di cuore, vi invito ovviamente a rilasciare un like ed un commento per aiutarmi a crescere. Vi ricordo ancora una volta che la famiglia MSA ha creato un gruppo WhatsApp ad hoc per scambiarsi luoghi di pesca, consigli di pesca e per trovare appunto dei compagni o semplicemente per fare una chiacchiera. Se volete entrare a farne parte, scrivetemi qui sotto al video o sul mio canale Instagram. Grazie a tutti, al prossimo video, buon mare e ciao, alla prossima!